basta, hai rotto, basta. Oh, finalmente, ma si può sapere che fine hai fatto? No, c'è un... Silenzioso. Bravo, tutti allo silenzioso, bravo. Beh, ma stai tranquillo comunque, che tanto è tutto a posto qui. La ragazza si sta preparando, arriviamo. Com'è? Sta bene, 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 però. Ti sei accordato già per il prezzo? Sì, ha voluto 1.000 euro in più. 1.000 euro in più? Scusa, avevamo detto che non si andava oltre i 2.000. No, ha detto fino alle 2, 2.000. E invece tutta la notte 1.000 euro in più. Comunque sta tranquillo, perché gli vale tutto. Vorrei vedere. Per quelle altre faccende invece tutto a posto? Tutto a posto, dai, sentiamo dopo. Ciao. Ciao. 3.000 euro di mortacci sua. Non è per mancanza di fiducia, ma il pagamento deve essere anticipato. Ah, sì. Ecco lì. Grazie. Grazie a te. Quindi, da quant'è che fai che sei nel settore? Abbastanza per andare presto in pensione. Questa, eh? Simpatica. Guarda che cazzo ho fatto! Ma che sta con te questa? No, no, ma chi la conosce? Che sta con me? Ma ha distrutto la macchina questa. Ma che cazzo mi frega la macchina? Ma chiama l'ambulanza! Chiama l'ambulanza, chiama! Guarda che cazzo mi ha fatto la macchina, guarda! Chiama l'ambulanza, chiama! Hai chiamato questa ambulanza? Com'è il numero? 118, com'è il numero? Chuan, che bel nome. Grazie, Rita. Che significa? In cinese significa casta e pura. Ah, ecco, magari questo a mio marito non glielo diciamo. Notevole, no? Ma notevole un cazzo. Ma è uno scherzo. Perché? Come perché? Ma l'hai vista? Oh, è cinese questa. Cinese! Oh, affaffa. Ma perché devo fare? Lo rimanda via perché è cinese. Ascolta, andiamo di là a parlare delle altre cose perché mi sta a far incazzare. Andiamo anche là. Chico! Chico, bello zio, ma dove sta Chico? È scappato. Come è scappato? Che cazzo ne so, sì, è scappato, non me ne frega niente, mica. Oh, ma se posso sapere che c'hai? La ragazza l'abbiamo trovata, è carina, no? Ma sei cretino? Se gli volevo far scopare una cinese, lo portavo in un centro massaggi, non lo invitavo a cena a casa mia. Ma l'hai vista bene? Sì. Questa è una ad alto livello, è de classe, parla, intrattiene. Che me ne frega a me? Ma l'hai capito o no che gli avevo promesso che stasera ci sarebbe stata una strafiga e invece ci abbiamo una cinese? Ho capito, è colpa mia se quell'altra deficiente si è fatta mettere sotto da una macchina. No, è colpa mia. Vabbè, comunque è un miracolo che ci abbiamo questa, tanto un'altra non la troviamo adesso. Senti, almeno gli hai spiegato la situazione? Come facevo? L'ho conosciuta qua sotto? Vabbè, Lello che ti ha detto di lei? Mi ha detto che è una sveglia, non è entrato nei dettagli. Quindi che sappiamo di questa? Ci ho parlato un minuto in ascensore, mi ha detto che fa l'università e che se la paga facendo la ballerina. La ballerina? Ma quindi non siamo neanche sicuri che fa l'escort? Ha detto che fa la ballerina. Che cazzo vuol dire? Ma tutte quelle che fanno le ballerine sono mignotte. Ma mo fanno tutte le ballerine. Vabbè, comunque era sottointeso, dai. Ecco, lo vedi come sei? Noi non ci possiamo permettere di sottointendere mai niente. Noi dobbiamo essere sicuri quando facciamo le cose. Sveglia, Michè, eh? I 3.000? Quale? Dammi i 3.000, quelli che dovevi dare a quella che non è venuta, su. Che gli devo dare a questa? Ah, quella ha voluto il pagamento anticipato, stanno a casa sua. Ma quindi abbiamo perso pure quelli? No, se non è morta, io quando si riprende li vado a recuperare.
però non stava bene bene. Vabbè, senti, parliamo delle altre cose. I soldi? Sì. Allora, questi, come mi hai detto te, sono 50.000 per cash flow. Qua dentro ci stanno 300.000 precisi. Li hai contati? No, non l'ho contati a mano, fra. L'ho passati 3 volte nella macchinetta. Vabbè, sono meglio, 300. Meglio, con la macchinetta è meglio. Piuttosto, te sei sicuro che non rischiamo a dargli tutti questi contanti? Ti ho detto di no, ho parlato chiaramente col suo portaborse, col suo segretario. Mi ha detto che stasera gli dovevamo consegnare il 5% d'anticipo su tutto quanto l'appalto e poi quando arriva la delibera, quando passa la cosa, gli dobbiamo dar resto, dai. Che stai a fare? Che sto a fare? Quest'altra cosa. Questi sono 10 anni di carcere. Ma stai tranquillo. Sì, sono tranquillo. Com'è? Buona, con quello che ho pagata. Cioè? 2000. 2000? 2000, sì, so 30 grammi, mi hai detto che volevi fare bella figura, non sai quanto ho dovuto andare a prendere. Guarda, sono andato da uno che si fa chiamare Pitone. Ma che è quello che fa lo strozzino? Che lo conosci? Non è che lo conosco io, lo conoscono tutti, fa lo strozzino, vabbè. Vabbè, comunque uno gli doveva dare dei soldi, gli ha dato questa, mi ha detto che è una partita speciale, è pura. Va bene, vallo a chiamare che così gli spiego io cosa deve fare stasera. Vado a vedere che cosa fa mio marito. Torno subito. Ti dispiace? Ah, no, 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 no. Vai, vai, anzi. Copriamo. Così non si vede. Sì, allora sei quasi arrivato. Sì. Sì, sì, giusto. Va bene, ciao. E tu invece che lavoro fai? Io, oltre ad essere cognato di Franco, siamo anche soci per un'azienda leader nel settore della riqualificazione ambientale. Diciamo che il nostro core business è la bonifica di aree industriali dismesse. Sembra un lavoro molto interessante. E nello specifico di che cosa ti occupi? Fatture. Invece Franco si occupa un po' più del lavoro sporco. Lavoro sporco in che senso? Grazie. Beh, nel senso no. Ma che fa il minatore, però si occupa dei rapporti con le amministrazioni locali, con i politici, public relations, insomma. È forte. Non è che, scusa, gli appalti si vincono soltanto con i bandi, almeno qua in Italia, poi in Cina, non lo so. Michele. Sì. Ma se tu dovessi mai andare dal Papa nella tua vita, che gli diresti? Al Papa? Beh, direi... diciamo che insomma con il discorso della concentrazione... Contraccezione. Della contraccezione sono abbastanza d'accordo con Chuen. Pure se insomma non è che si può andare in Africa e fare dei discorsi morali lì. E secondo te io posso andare dal Papa e parlargli di preservativi? No, vabbè, certo. Non si può fare. Però, insomma, questi non gli diamo i preservativi, poi li sterilizziamo, perché sennò continuano a far figli, poi dopo li mettono sui barconi e vengono qua e che te portano? Portano la malaria, l'ebola, l'AIDS, la zanzara tigre. Sì, pure i gechi. I gechi? Come no? Ma sai che sei fantastico, Michele? Non ci avrei mai pensato a una correlazione tra zanzara tigre e preservativi. Vabbè, magari io non ho studiato, ma non è che sono scemo, insomma, le cose le vedo, no? C'è stata prima la zanzara tigre? No. È arrivata con questi, quando hanno cominciato a venire sti negri con sti barconi. Vabbè, però mo stai esagerando, dai, date una regolata. Dai. Dico quello che penso. Ma perché, Franco, perché lo interrompi? Straparla. Ma no, fagli esprimere i suoi concetti, anzi. La settimana prossima c'è un'interrogazione parlamentare proprio sull'argomento. E mi sembra intelligente portare il tuo argomento. Che il problema dell'immigrazione sta nelle zanzare tigre.
Vabbè, magari non sta nella zanzara tigre, però il problema è che se non c'è sta lavoro per gli italiani, ecco, in Parlamento potresti di questo, che se non c'è sta lavoro per gli italiani, figuriamoci per l'altri, no? Se poi questi qua vengono qua e non trovano lavoro, che si mettono a fare? I terroristi. E poi se trovano i tagliacoli in piazza San Pietro, poi dopo non so quanto c'è sta da scherzare. Li facciamo sfogare, no? Li facciamo ammazzare le zanzare tigre. Beh, magari ammazzassero solo quelle. Ah, avete visto come hanno dato fuoco a quello lì, no? Dentro la gabbia. Come gli hanno dato fuoco? Col fuoco. Ma sai quante persone sono state arse vive durante l'Inquisizione Cattolica? Mm-hmm. Solo che c'era un problemino a quei tempi, non potevano caricare i video su YouTube. Oh, vabbè. Ma a chiesa si è evoluta, questi sono rimasti un po' al medioevo, no? Hai visto come mandano vestite le donne? Ah, perché secondo te le suore cattoliche si vestono meglio delle donne islamiche? Non so come si vestono, non lo so. Ma come ne frega niente, il fatto importante è che se questi qua continuano a venire qua con sti cazzo dei barconi, noi facciamo la fine da Francia, te lo dico io. Con azione di calcio piena di negri. Vabbè, io vado a prendere dell'altro vino, anche se qui a tavola c'è qualcuno che forse dovrebbe bere meno, Michè? Franco, apri un po' la finestra, sono entrate le zanzare tigre, è meglio farle uscire, no? Onorevole de sto cazzo, onorevole. Non solo perché far ministro si pensa che può prendere per culo la gente. Pure tuo marito, bello stronzo, trattarmi così come un coglione davanti a tutti. A me. Che so che mi hanno avanti all'azienda, non ci ha mai messo i piedi dentro un cantiere, non sa manco come cazzo è fatto un cantiere. Tanto se abbiamo sta parte lo mando a fanculo, mi stecco 3-4 milioni puliti puliti, lo mando a fanculo. E faresti bene a mandarlo a fanculo pure te, manco te se scopa più, preferisci scopare se sta negra. Signora, è il capo scorta dell'onorevole. Sì.